Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Final Fantasy VII Remake, che qua credo che continueremo, qua usciremo dal cimitero dei treni passati per qua, eh. Esatto, credo che il 29 febbraio si sta avvicinando. Mi chiedo chissà quanto costerà Final Fantasy VII Rebirth. Che non credo che lo comprerò subito, non appena arriverà la data di uscita. Che di qua dovremo premere questo bel pulsantino. La piattaforma girevole si è attivata, quindi potremo anche passare. Quali mossi sono arrivati? Ok, si può. Mi chiedo, chissà se Final Fantasy VII Rebirth sarà più difficile rispetto a Final Fantasy VII Remake. E ci sono pure i nostri amici fantasmi, vediamo. Facciamo l'analisi. Nebula dell'evento fuoco, quindi lanciamo un bel fire. Che sono abituato a chiamarlo fire. E non cosa tipo ignis. Fatto, credo che l'ho quasi finita. E se gameplay su Pokémon Smeraldo, ti rendi? Se che l'ho quasi finita la serie gameplay su Pokémon Smeraldo, direi che stasera potrei iniziare a registrare i primi video gameplay su coso là, sull'originale Final Fantasy VII. Chiedo se Aerith morirà anche su Final Fantasy VII Rebirth oppure no. Cioè se sopravvive. Che io credo che probabilmente verrà salvata. Non morirà proprio come nell'originale. E tra l'altro, proseguendo con la storia principale, scopriremo chi sono veramente i fantasmi, questi fantasmi qua. Cioè, questi fantasmi qua che hanno invaso Cloud e Tifa, che hanno addirittura ferito Jesse e i fantasmi. Cioè, parlo dei fantasmi, no, quelli là. Ok, tanto questo treno che si sposta è molto simile a quel treno che c'è, anzi, ma penso che è identico al treno che c'è su l'originale Final Fantasy VII. Che mi chiedo che con gli eventi che accadranno su Final Fantasy VII Rebirth, credo che saranno molto diversi rispetto a quelli di Final Fantasy VII Remake. Dato che il remake di questo Final Fantasy è comunque diverso rispetto all'originale. Dio. Stanno già attaccando. Stanno già attaccando gli Avalanche qua. Ok, quello che diceva Don Connor era tutto vero allora. Infatti. E quindi dobbiamo affrettarci. Dobbiamo salvare Barrett e gli altri prima che sia troppo tardi. E andiamo, dai. Dobbiamo affrettarci a salvare Barret.
e gli altri. Ed è tutto vero, la Shinra sta attaccando il pilastro del settore 7. È veramente intenzione di far tipo far crollare il pilastro del settore 7. Esatto. Tanto sarà un vero macello poi quando il pilastro del settore 7 crollerà, eh. Proprio come il macello che era successo al settore 6. Ok, andiamo. Sbrighiamoci a salvare Barrett e gli altri prima che sia troppo tardi. Ok. Dai che possiamo passare. Ovviamente. Final Fantasy 7 Rebirth comunque sarà esclusiva PlayStation 5, non è che... Non credo che uscirà per PlayStation 4, quindi. E a proposito, forse non sapete che ieri ho comprato la PlayStation 5. E l'ho comprata apposta perché che ci sono comunque delle esclusive PlayStation 5 che valgono la pena provare. Vabbè che però non l'ho comprato solo perché per le esclusive. Ma l'ho comprata perché, dato che il 29 uscirà Final Fantasy 7 Rebirth, anche se non credo che Final Fantasy 7 Rebirth lo comprerò subito all'uscita, poi non so. Ok, andiamo a salvare Barrett e gli altri, dai. Dai che i nostri amici ci aspettano. Dove cacchio devo andare? Qua mi sa che devo effettuare per forza qualche taglio qua, perché non so devo dove devo andare. Ok, non è che qui che devo tornare qua. Dio, dove devo andare? Forse di qua? No. Ah, già è vero, diciamo. Ma abbiamo costruito un percorso per arrivare al settore 7 qua. E andiamo, facciamo questo. Ok, di quasi so come si lo chiamereste episodio, ma credo penso che lo chiamerò Ritorno al settore 7, no? Dato che già che ci siamo. Compra le pozioni. Fatto che mai ne ho. Bizzeffe. Almost there. Come on. Ok. Ok, io comunque spero soltanto Final Fantasy 7 Rebirth sarà comunque più sarà ancora più difficile di Final Fantasy 7 Remake. Oddio, che cacchio è successo?
Ok, fantasmi hanno la vita aerea. Ok. You're just trying to help, aren't you? Tanto sta sognando dei bambini che giocano a nascondino qua. Ah, praticamente stanno giocando a nascondino nel cimitero dei tre. E tanto. Dio, ha detto. Ah, quindi anche a Erit gli piaceva giocare a nascondino, eh. Un'altra boss fight qua. Questa boss fight, a parte che nell'originale Final Fantasy VII appare come nemico comune, vediamo che debolezza ha. Debolezza all'elemento gelo qua. Aspetta, non possiamo usare la magia. Ah no, sì. Ok. Vediamo che colpo di calcio darà lei a Erit. Credo che si sta preparando per un attacco. Dio Reflex. E non possiamo.
Attorno abbiamo... che abbiamo usato il barriere, così ci ci almeno ci difendiamo con gli attacchi fisici. Che tubo pugno. Camisena. Cioè, è possibile che è resistente agli attacchi fisici? What the fuck? Okay. Siamo alla magia. Ok. Infatti non so come chiamarlo su episodio qua. Ok. Forse si sta preparando per un altro attacco qua. Infatti. Canisea. Probabilmente a difficoltà facile, a difficoltà normale mi ha... è probabile che a difficoltà normale mi avrebbe fatto il culo. Non so come sarà, l'intelligenza artificiale dei nemici a livello di difficoltà normale. A livello di difficoltà facile dei nemici. Tipo se... cioè, tipo se la... tipo se sarà più difficile oppure no. Cioè, Final Fantasy 7 Rebirth. Cioè, se sarà più difficile di Final Fantasy 7 Remake. Ok. Che mica sarà... porca miseria. Ti invochiamo a Shiva. Dato che ha la debolezza al ghiaccio. Minaccia glaciale. Ok, ti fa la balla limite piena. Siamo salto altare. E ce l'abbiamo fatta. Cloud e Aerith avevo il livello 22. Speriamo che sarebbe stata Aerith, perché ci poteva pure stare che Aerith dava il colpo di grazia. Ok, credo che... vabbè, credo che aiuteremo Barrett e gli altri direttamente nel prossimo episodio, perché credo che ho registrato abbastanza qua. Ok. Infatti abbiamo salvato...
ragazzi, credo che termina qui anche questo episodio su Final Fantasy VII Remake. E credo che al prossimo episodio aiuteremo Barret e gli altri, dai. Termina qui anche questo episodio su Final Fantasy VII Remake e ci becchiamo alla prossima.